Antonio Questorio, la goccia furtiva, sfuggi ai miei pensieri come l'acqua raccolta tra le mani. Anch'io vorrei essere un sorso d'acqua, risalire il fiume fino ad essere catturato dal tuo specchio, portato sopra il tuo capo con l'allegro passo di una danzatrice, traboccare ad un passo falso, scivolare tra le tue braccia, evaporare ed essere respirato. Per raggiungere il tuo cuore. Così prigioniero, io non potrei fuggire, ma solo raccontarti la forza dell'acqua e la forza dell'amore. Antonio Questorio, pittore, scultore, incisore, collezionista d'arte, professore di grafica presso la Scuola Arti e Mestieri di Tiene, Vicenza, dove viveva ed operava. Intellettuale raffinato e scettico, ultimo rappresentante del bel mondo anni 60, lega il suo personaggio, decisamente glamour e anticlassico, alle avanguardie storiche. Allievo prediletto di Emilio Vedova, si forma nei salotti veneziani, vicino alla Guggenheim, con il compagno Tancredi, con cui stabilisce un proficuo connubio artistico, trasferitosi a Milano entra in contatto con Dino Buzzati e il suo mondo surreale, di cui subisce il fascino. Lodato da Lucio Fontana per le sue acque forti, vive una stagione di successi con una serie di biennali italiane e mostre personali leggendarie che lo conducono a Roma nel confronto con la storia contemporanea. Dopo un periodo di riflessioni e smarrimenti interiori dovuti alla crisi dei valori estetici, ritorna in scena fra lacrime e sorrisi con un progetto di astrattismo fantastico realizzato con l'ausilio della pura luce manipolata in sofisticati laboratori d'arte tecnologica. Le sue opere sono presenti in collezioni private, italiane ed internazionali. Quando l'arte si confonde con la dimensione spirituale, ogni teorema si risulta improbabile, inadeguato. Quando l'uomo ritorna bambino, il nastro del tempo si riavvolge nello spazio e nel buio della mente. Allora è difficile distinguere qual è la cosa e chi è chi. Nel pastrocchio fantastico che trascende i sensi, le pennellate di pura luce visualizzano effetti molecolari ultrasottili. Dove si interrompe la sinapsi, regna il silenzio attivo del non pensiero che si rappresenta quale ragione ultima, estrema. E quando si oltrepassa la ratio, le cose si fanno serie. Qui troviamo il quid imponderabile che soverchia la misura della vita terrena per congiungersi con il verum. Questorio proviene da una sorta di al di là della pittura, da un tempo relativo. Egli, dopo aver conquistato l'arte, per paradosso, la nega. Questorio gioca sempre e si oppone a quel funerale a pagamento officiato da pseudo pittori e mercanti senza scrupoli, autentici remida dell'arte sozza. Questorio, col vizio della memoria storica, affetto da iconomania congenita, palladino dell'intellezione astratta. Solo allucinazioni psichedeliche sussurrano i dandies dal palato fino. Sicuro? Anzi, no! Nulla di ciò che Questorio espone è reale. Ma potrebbe essere Giancarlo Bonomo. Un omaggio ad Antonio Questorio, amico, in memoria di lui, da Giancarlo Bonomo. Coltivo sempre un grande ricordo di questo singolare personaggio della dolce vita, nostro socio storico e mio personale amico. Lui, sempre ad est, di nessun ovest, stravagante per scelta e folle per vocazione. Ricordo i suoi racconti notturni pieni di aneddoti condivisi con Tony Renis, Tancredi Parmeggiani e Tony Dallara nei gloriosi anni 60.
Un giorno arrivò in galleria con Rita Pavone e Teddy Reno. Mi pare ancora di sentirlo mentre espone con piena convinzione arzigogolate teorie di arte concettuale ad una Rita sempre più attonita e disorientata da cotanto eloquio.